Innanzitutto un saluto a tutti i presenti, alle autorità che ci sono, istituzionali, rappresentanti delle associazioni e cittadini. Insieme a Felice Sgarella questa sera vogliamo presentare un libro molto bello che ha curato appunto il dottor Felice Sgarella, Magenta del Borgo di Arrigo VII, ed è questa sera l'inizio di una 3 giorni di festa. Magenta ricorda appunto i 700 anni dal passaggio dell'imperatore Arrigo VII nella nostra città. Il periodo non era proprio questo, comunque eravamo nell'inverno, poi meglio ci dirà Felice Sgarella, ma l'imperatore si ferma a Magenta, viene così ben accolto dai magentini che Magenta viene elevata alla dignità di borgo e può istituire il mercato. Alcune testate anche nazionali mi confermavano che su Arrigo VII in realtà non c'è stato mai un grande approfondimento storico, per cui questo potrebbe essere davvero l'occasione per unire la nostra città non solo al 4 giugno 1859 al risorgimento all'unità d'Italia, ma anche ad un elemento in particolare della storia che potrebbe trovare dal prossimo anno qui a Magenta magari un convegno storico per studiare questo personaggio così importante. Quindi lascio la parola a Felice Sgarella, lo ringrazio davvero di cuore e potrete poi voi verificare acquistando il libro che ha realizzato veramente un'opera unica, molto particolare, molto approfondita, con una grande sapienza, davvero un ringraziamento per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Grazie Felice. Grazie a tutti di essere intervenuti, scusatemi per la voce, purtroppo è qualche giorno che ho raffreddore e mal di gola, quindi la mia voce non sarà molto bella, dovete scusarmi. Allora, quest'anno cade il 700° anniversario di un avvenimento, lo diceva anche il sindaco, poco conosciuto, non solo a Magenta ma anche in Italia. Abitanti, la eleva alla dignità di borgo con la possibilità di istituire il mercato settimanale. Enrico VII, chiamato Arrigo da Dante Alighieri, che lo nomina nella Divina Commedia, Paradiso, canto 30°.
se la minoranza prendeva i tempi e visto cosa succedeva. Non ti vado da casa. Signore, adesso che abbiamo il sindaco che è inerme, chi avesse qualche questione aperta, ecco. Ci hanno appena detto che c'è anche la decapitazione. Le protezioni che vediamo qui erano di due tipi, le protezioni ovviamente erano di tipo attivo o passivo, le protezioni passive erano le armature. Quindi la base dell'armatura era il gambison, zuppa d'arme, questo tessuto imbottito, normalmente di straccio di crine di cavallo. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spirito tuo. Oremus. Signore Santo, Padre Onnipotente, Eterno e Dio, che con tua giusta disposizione hai permesso agli uomini l'uso della spada sulla terra, per punire la malizia dei reprobi e proteggere la giustizia, e hai voluto istituire la cavalleria per la salvezza del popolo, così concedi a questo tuo fedele, che offre il collo al gioco della cavalleria, la pietà delle forze celesti e l'audacia della difesa della fede e della giustizia. Se tu fai 5 anni, ti dirò 7, per 3, per 7, per 7, per 7, si annullano perché diventano